Buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio esterilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia, questa mattina facciamo un po' di meditazione insieme, quindi con molta semplicità ma anche molta potenza. Riprendiamo appunto dalla connessione appunto alla terra e al sole, quindi adesso partiamo con le meditazioni e poi torniamo qua, quindi ci un attimo assestiamo, ci centriamo, siamo dunque prontissimi per partire. 3, 2, 1, via. Ascolta il tuo respiro in connessione con quello della Madre Terra. Immagina che dai tuoi piedi crescano delle radici e affondino come quelle di un albero nella terra, espandendosi sempre più profondamente, sino ad arrivare al nucleo di Madre Terra, un cuore caldo e accogliente. Ascolta il tuo battito che vibra con lo stesso ritmo del cuore della Madre Terra. Apri il tuo cuore all'energia pura e calda del pianeta. Attraverso le tue radici
chiedi di poter entrare in contatto con quell'energia, di connetterti più profondamente alla terra. Con gratitudine accogli l'energia di amore che nasce nel cuore della Madre Terra. Senti l'energia risalire dalle tue radici, senti pervadere il tuo corpo della sua energia calda e luminosa. Esprimi gratitudine e gioia con un grazie per il dono ricevuto. A ogni respiro aumenta la centratura e si consolida il radicamento alla Madre Terra.
immagina dentro di te una luce, un piccolo sole che dal centro di te si espande, irradiandosi da te. Continuando ad emanare luce, inizia a percepire il sole, sino a fonderti in esso. Rimani in ascolto, dentro la luce del sole, sentendo il suo calore, la sua emanazione, rigenerarti, bagnarti, bagnarti. Thank you.
piano piano ci accompagniamo, ritorniamo. Dalle due meditazioni di connessione alla terra e al sole. La connessione nasce dal centro del nostro cuore e sempre nel cuore c'è l'incontro delle due energie, quindi terrestre e solare. Rappresentano anche le energie femminili e maschili, cioè femminile e mascolina, fondamentalmente, che si incontrano al centro del nostro cuore. Quando siamo in equilibrio rispetto a questi due aspetti, fondamentalmente queste due parti, riusciamo anche a trasmettere questo stesso equilibrio all'esterno, nelle nostre parole, nei nostri gesti, nelle nostre azioni, nelle nostre scelte. Quindi è importante connetterci ad entrambi anche simultaneamente, nel senso che si parte sempre con la connessione alla madre terra, quindi radicando su questo livello di esistenza. È molto importante questo, quindi chiediamo sempre il permesso di entrare in contatto con queste energie più sottili, e poi successivamente, nel momento in cui si è centrati e radicati, si procede quindi con la connessione quindi al sole. E non è importante che sia presente il sole proprio fisicamente. Per esempio adesso è ancora leggermente buio, non c'è il sole. La cosa importante è la connessione quindi al sole, che è l'archetipo della sorgente, della luce che brilla dentro ciascuno di noi, quindi questa luce che si espande, oltre che essere la fonte di vita sul pianeta, cioè attraverso quindi la terra, l'aria, l'acqua ovviamente. E questa energia solare, l'energia solare esterna che aiuta la vita sul pianeta a svilupparsi. E oltre a questo riceviamo costantemente dei messaggi, dei pacchetti di energia luminosa dal sole. Quindi in questo periodo che il sole non c'è così, diciamo, frequentemente come magari può essere d'estate, lo richiamiamo attraverso queste semplici connessioni che comunque agiscono come se fossimo connessi realmente al sole. Quindi la cosa importante è la costruzione dello stato interiore. Poi non so se vi è capitato di ringraziare comunque la terra, ringraziare il sole. Quindi percepire anche questo calore dei raggi del sole che riscalda il nostro corpo abbracciandolo e supportandoci, insomma, in questo percorso. Ok, miei cari, è stato un bel momento questa mattina. Sono contenta di essere rientrata. Volevo ringraziare anche Valentina, insomma, per aver portato avanti, insomma, la trasmissione negli ultimi due giorni, quindi così almeno ci siamo potuti connettere a noi stessi, al nostro cuore, anche negli altri giorni. Quindi, insomma, questa settimana, come vedete, abbiamo un programma, insomma, leggermente diverso rispetto al solito, e poi dalla prossima settimana riprendiamo, insomma, con i vari appuntamenti dal lunedì al venerdì la mattina,
E vediamo poi il pomeriggio sera che cosa fare. Stiamo in queste vibrazioni di pace, di serenità interiore, di centratura, di equilibrio. È uno stato, cioè lo senti piano piano che sei sempre più radicato nel momento e poi in contemporanea alla terra, in connessione al sole, in connessione a tutto il cosmo e ad ogni creatura vivente. Quindi è uno stato che si va a costruire piano piano. Questo stato, attraverso questo stato, noi agiamo anche nella materia fisica, quindi osservando i pensieri, le emozioni che ci arrivano. Quindi questo contatto, insomma, è importante. La connessione quindi al nostro sé superiore, al nostro lato spirituale. È importante rafforzare ogni giorno un pochettino, attraverso un po' di focus, questo contatto. Allora, vediamo chi sta scrivendo. Ah, ecco qua, c'è Vale che sta ringraziando anche lei, quindi grazie a noi tutti che abbiamo, insomma, creato questo spazio e poi attraverso anche altri canali ancora stiamo diffondendo, insomma, il lavoro interiore e l'importanza della connessione al proprio cuore, quindi stare in questa nella, al centro quindi del nostro cuore. È importantissimo questo. Quindi stare in queste vibrazioni che noi stessi andiamo a richiamare interiormente, quindi è un'esperienza anche che facciamo. E farlo assieme è anche più bello, più pregnante, più potente. Quindi, miei cari, adesso ci salutiamo, che sono quasi le 7, sono le 7:29, così lanciamo la sigla di chiusura. E poi pensavo questa sera di fare alle 21 di riprendere con il lavoro pratico, però siccome ho avuto un po' di impegni in questi giorni, penso che anche oggi, insomma, cercherò di prendere un altro giorno per stare un po' in intimità con me stessa, e quindi penso che poi dalla prossima settimana ci saranno appunto delle puntate anche serali. Vedo se magari nel fine settimana riesco a fare qualche pomeriggio, adesso vediamo. Così impostiamo le cose un po' da zero e riprendiamo anche per coloro che magari non hanno iniziato la pratica di lavoro interiore. Ok, quindi vi mando un forte abbraccio, vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me questa mattina e a più tardi, comunque se rimaniamo connessi attraverso i campi dei nostri cuori, restiamo connessi tra di noi, restiamo connessi alla madre terra, restiamo connessi al sole, alla vita che ci abita. Ciao a tutti e buonissima giornata e un abbraccio di cuore. Ciao.